Io penso che qua veramente ci siamo superati. Mamma Ah, mia. sta già Pier Foglietto per fare la sfida, per lo Per scarto. forza, perché Allora, qua proprio. ragazzi, lo avrete già intuito dal titolo. Continuiamo su la falsariga, diciamo, dei contenuti, delle challenge challenge che stiamo facendo ultimamente. E proviamo a fare indovina l'altezza del calciatore challenge. Ma suggeriteci qui sotto nei commenti un'altra ulteriore challenge che possiamo provare a fare. Io vi chiedo almeno 5.000 mi piace su questo video. Se arriveranno entro mezzanotte, domani vi portiamo un nuovo episodio, però non rifacciamo indovina l'altezza. Possiamo fare indovina il peso, possiamo fare indovina il calciatore dalle statistiche di FIFA. Dalle statistiche Sì, mamma mia. pure, Vabbè, quello potrebbe scrivete qui sotto nei essere. commenti i vostri suggerimenti per una nuova serie. Faremo, la trasformeremo in serie il commento che riceverà più mi piace. Detto Ciao questo, ragazzi e ben ritrovati a tutti. vi ricordiamo di iscrivervi e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa. Vi ricordiamo però che per restare aggiornati su tutti i nostri video calcistici, questo non è l'unico canale YouTube che abbiamo, ne abbiamo un altro. Quindi seguiteci su entrambi attivando la campanella. Abbiamo anche un canale extra calcio per non farvi mancare nulla, andate a spulciare su quel canale quello che combiniamo. Tutti i canali qui sotto in descrizione o durante il video compariranno qui. Rapidamente, prima di continuare, che cosa devi consigliare loro? La migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di OneFootball. Passate qui sul link in descrizione e vi si aprirà tutto il mondo del calcio. Io non so veramente se avete capito di che cosa stiamo parlando. Se ce l'avete ormai ne state godendo e sapete, ma se non ce l'avete, regà, veramente voi non sapete che cosa vi state perdendo. Soprattutto adesso col calciomercato aperto, vi terrà aggiornati in tempo reale su tutto quello che succede, non solo il calciomercato. Fidatevi di noi e scaricatela perché è gratis dal link in descrizione. Comincio io. Ti propongo il primo calcio. Io sono stato un po' cattivo, eh. È stato cattivo. Ehi, Allora, guarda, te dice posso dire, per me è una sfida talmente, cioè, che al navighi nel buio. brancoli del buio, che secondo me è relativo al concetto di difficoltà e di Provate cattiveria. ad indovinare. Secondo me sono stato cattivo. Mo indovina tutte. Mi sta risalendo il polpettone. Qui sotto nei commenti provate ad indovinare prima che vi diamo la soluzione. Vediamo. Io no, difficilissimo, impossibile indovinare Ah, l'altezza senti, esatta. te posso, infatti, proprio per questo io opterei per No, 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 questo. no, no, semplicissimo, la somma dello scarto dei 5 che ci proponiamo, quella che sarà inferiore tra i due, anche solo di un centimetro, sarà chi vincerà. Semplice. No, 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 senza staffa vicino range prendo punto. No, ancora più semplice. Provate a farlo anche voi qui sotto nei Va commenti. bene. Allora, io comincio, e qua non so se ti sarò d'aiuto, perché questo calciatore sta sotto i riflettori, ma pesanti, perché è un nuovo acquisto della Serie A. È un calciatore che non aveva mai militato in Serie A. È un calciatore giovanissimo. Giocami Chi è? Turam. Non Marcus Thuram dell'Inter. Io non lo so. Studia, non lo so. Io voglio sapere da te, qui sotto. Ma De Tanti, come hai fatto a dire perché già l'ho capito, t'avevo già capito da come lo stavi a presentare. Thuram? Provate ad indovinare l'altezza di Marcus Thuram. L'Inter acquista questo calciatore. Lo sai ovviamente, no? È un attaccante, anche abbastanza duttile, no? Può fare la prima punta, può giocare da esterno, insomma, giocatore abbastanza completo, lo definirei un attaccante moderno. E io voglio sapere da te, no? Che cosa ne pensi di Marcus Thuram? Prova a fare un ragionamento anche sulla stazza Sulle fisica, può caratteristiche, certo. aiutare secondo te a capire ipoteticamente quale può essere un'altezza che si addice a Marcus Thuram? Stava di secondo Allora. Transfer Market, quanto è alto? Che abbiamo preso dall'alba, dall'altezza, insomma, né Certo. Transfer Market capa. Vai. Secondo me, cioè io c'ho un range di altezza che va da un minimo di 1,66 a 1,98 d'altezza, più o Ma meno. Thuram? Più o meno. Sto scherzando, era per dire che branco più o meno del buio. Ok. Allora, mi sembra però, perlomeno visivamente, di ricordare che Turam non fosse proprio piccolino. Quindi credo che intorno all'1,80 ci dovremmo stare. Credo. Non so perché, ma anche a sensazione, ti dico, che dire anche più basso di un 80 non è. Non è plausibile No, secondo non lo te. so, non la vedo proprio.
Però pensare che uno potesse, cioè che possa essere, scusami, anche più di 1,80, oltre l'1,85, secondo me È è esagerato. esagerato. Io penso che quindi il range è 1,80-1,85. Buttate sulla via di mezzo, al E ma limite. infatti è quello che farò, penso 1,82, Da 3. 1,83, Dimmi te. 1,82. È la tua risposta definitiva? La Sì. accendiamo? Accendiamo. 1,92. 1,92. No. Io sai che cosa? Perché poi l'ho pensato, ho detto quanto sarà alto? Io pensavo 1,87, No, 1,88. non credevo fosse così alto. 1,92. Lo sai però che cosa ti trae in inganno? Anche le Tu che hai detto? caratteristiche. 1,80? 1,82, quindi 10 centimetri. Le caratteristiche del calciatore, perché comunque è un calciatore rapido, rapidissimo, cioè vede una Stamberga ad 1,92 che si muove a quella velocità, ma guarda che è difficile da Ma io pensare. per quello te l'ho detto che sono stato un po' cattivo, vai. 1,92. Mo' vediamo che mi ha proposto lui. Ecco, Malafessa. vai. Allora, senti, io che... No, scusami, perché ce l'ho segnati qua, eccoli. E senti, io te parto invece da un difensore. Secondo me è più facile con i difensori. Potrebbe essere più Tranne se mi hai facile. messo Cannavaro. No, vabbè, se mi hai messo Cannavaro, bene o male, altezza ma ricordo, però difensori bassi bassi No, sono pochi. difensori bassi bassi non ce ne sono, quindi diciamo che Ivan già... Ramiro Cordo. No, ovviamente è un calciatore in attività, giovanissimo, uno dei Scalvini. pezzi pregiati. Ero indeciso tra, tra Saldoni. Tra Tra Bastoni e Bastoni e Scalvini. Scalvini. Bastoni lo... No, lo so precisamente no, però... C'hai una mezza idea. Ecco, Scalvini invece. Allora, Scalvini... Sono una mezza idea, ma molto meno che Bastoni. Calciatore dell'Atalanta, duttilità, forza fisica, prorompenza. L'ho visto tante volte ovviamente giocare. Io le partite, lo sapete, me le vedo tutte, più di lui, ovviamente. E quindi ho avuto modo di vederlo molte più volte, però non è che vai là col metro a Non prendere è che gli l'altezza. corri appresso allo schermo col Però centimetro, se insomma. c'è una cosa che mi ricordo è che, insomma, è rapportato ad altri attaccanti, ok, mi ricordo che teneva bene botta, in termini di Altezza. stazza e di altezza. Quindi io ipotizzo, ma sono quasi convinto di quello che ti dico, che è oltre gli 1,87-1,88. Secondo me, Ok. non credo superi l'1,92. Ok, Quindi quindi famo c'hai un 1,87-1,92. range. Secondo me quella è l'altezza del... Te dico quello che ho detto prima. Buttate su una via di mezzo. Dice conto paro, non è che qua Transfer Market va a 5 a 5 milioni. No, Qua per indovinarla devi esatto. andare, cioè, i centimetri non è che stanno a Sono fare eccesso e quelli. difetto, cioè sono No, quelli, è capace veramente che è sono 91, 92. precisi. Per fortuna che ci hanno messo poi sotto il centimetro le unità di misura, capito? No, 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 no. 1,91 E virgola, no, no, insomma, i millimetri e pure. puntini, punti. Dai, tra 1,87 e 92. Fa tu. Non so perché la testa mi dice 1,88 e c'è qualcosa dentro di me che mi dice 1,90. 1,88. Mi fido della testa. È la mia risposta definitiva. Sì. E l'accendiamo. Un 1,94. Mamma mia, com'è una branda. Sì, ma me lo ricordavo che era una branda, ma Oh sì, ma ovvio, 1,94. 1,94 no. 6 centimetri. Sì, sei. Avete capito che non è semplice, no? Mmm. Allora, mi scordo sempre il codice di tua madre. Allora, perché sto col telefono di mamma. Allora, secondo calciatore, decidi te se sono stato buono o cattivo. Intanto Ma ti ho parliamo detto, è talmente difficile. del nuovo numero 10 Milan. del Milan. Rafael Leao. Quanto è alto? Oh, Leao, Allora, oh. Turam mi puoi no, no, dire, l'ho certo. visto No, no, poco in no. serie. Sì, Allora, l'ho visto Leao lo poco in Serie so. A, l'ho Allora, visto poco in generale. Leao c'ho una mezza idea. Ok.
sicuramente più di un 85, perché sono quasi certo che sia più di un 85, però non credo più di un 90. È alto perché è alto. E un 1... Guarda, 1,74. No. È un 1,85, 1,90 la mia idea, però un pochino tendente più verso il basso, quindi un po' più vicino all'85-86. E forse ti dico la stessa altezza mia, 1,86. È la tua risposta definitiva? Qua siamo abbastanza decisi, non cambiamo idea, perché non è una questione di valore. No, infatti no, infatti, cioè, poi gioca sul centimetro. 1,86. La accendiamo. Ma tu così basso sei? Ma che sei di? Così ma so- basso? Ma se so io 1,81, sì, 1,80. Sì, 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 mo so 1,40. Ma voglia di crescere. Ma lascia perdere, ma vatta a rimisurare. Va. Sì, vabbè, 1,86. La accendiamo? Poi ci sta a ripensare. Vai, no, no, vai, vai. Oh, la capoccia mi dice 1,88, non ci voglio credere. 2 centimetri. Ero proprio indeciso, ma ho detto 1,86, 1,88, 1,86, vai. 1,88. Tocca a te, vai. Che occasione che mi sono Cioè, tocca perso. A me, proponi, vai. Ma 2 centimetri che sono pochi, che mi sono perso. 2 centimetri sono pochissimi, ragazzi, porca miseria. Devo cercare di tenermi basso con range, perché qua se vinci, qua non si becca l'altezza esatta, è impossibile. Allora, Geco, rimaniamo su... No. Rimaniamo Scamacca. Su neanche. Non gioca nessuno in Italia. Ho fatto tutti Italia. Tutti che giocano perlomeno ad oggi ancora in Italia. Frattesi. Terzino. Di Marco. No. Teo Hernandez. Della Fiorentina. Biraghi. No. Non sulla parte sinistra. Nella parte destra. Sulla parte destra. Chi? Quello dell'albero azzurro. Dodò. No, perché poi con italiano sono tutti titolari praticamente. Dodò. Quanto è alto Dodò? Vabbè, ma tu sei andato proprio... Cioè, questa è cattiveria veramente, eh. Ma che ne so io quanto è alto Dodò? No. Cioè, ma mettimi Biraghi. Dodò. Dodò. Dodò, che sarà stato alto? 35 centimetri, presso a poco. L'albero azzurro! Ah, no, quello è un picchio. Vabbè. Dodò che era? Un colibrì che era? Colibrì? No, sinceramente il colibrì non credo. Beh, ma capito, è un pappagallo a pua, lasciamo perdere, Dodò. Dodò. Dodò, che poi a me mi viene ancora a mente quello che c'avevamo noi, che era Arto però. Che poi era andato da qualche altra parte in Serie A, se non mi ricordo. Solo? Pure qualche altra cosa va. A Fiorentina proprio? Vabbè, allora, lasciamo perdere. No, infatti. Sì, ho visto giocare le partite, però non mi viene. Non mi sembra mai sia spiccato. Cioè, sì, è anche vero che ci stanno terzini molto longilinei, è molto. Lui non è fisicamente proprio un. Come si dice? Un silos. Ok. Però lascia il tempo che trova, perché non è detto altezza e stazza fisica, non è che c'hanno una. Non c'hanno un senso tra di loro, no? Se può essere bassi sia snelli che un po' più traccagnotti, se così vogliamo dire. Quindi? Famo 1,83. Così. È il primo numero che gli è venuto in mente. Una via di mezzo per cercare di limitare i danni il più possibile. 1,83. Sì. È la mia risposta definitiva. L'accendiamo? Sì, sì. C'ho paura, guarda. Un 1,66 m. Ma è il più basso della Serie A. Non lo... basso. Sono andati via Giaccherini e Insigne. 1,66 m. Quanto t'ho detto? 1,83 mi hai detto, tu non stai bene. 17. 17. 17. Cioè, dico io... Ma fa, ma che ne so io? Ho capito, 1,83 è alto. Cioè, non sai se è alto o se è basso, mettila nel mezzo, fa 1,75. Stavo cercando di ripensare le partite di Dodò, ma a me tutta sta bassezza non me... Non devo mi risulta. Sincero, io pure quando ho visto 1,66 ci sono rimasto, ma veramente male, eh. Questo è cattivissimo. Cioè, io poi pensavo di essere stato più cattivo io. Calciatore del Napoli.
Matteo Politano. Quanto è alto Matteo Politano? Sei andato proprio così secco. Perché che c'ho vari camini? Ce lo fa, vai. Matteo Politano. Guarda, ad impatto, appena me l'hai nominato. La testa che t'ha detto? 1,80. Secco? Tondo, preciso. Quindi? Anche perché, allora, non è... Un pischello di primo pelo non t'ho inventato, perché non lo puoi dire a suo contenuto. No. No, perché questo, ogni scusa è buona per pischellare di primo pelo. No. Non è la classica ala, tipo Insigne, tipo Messi pure, per dire, no? Tutta tecnica e poca sostanza a livello d'altezza, perché sono oggettivamente bassi. È un'ala un pochino più atipica, con una buona struttura fisica. Ok. Non mi sembra sia più basso di 1,75, sinceramente. Sull'1,80 sono quasi sicuro. Ok. Però mi sembra anche un po' difficile immaginarlo più alto di 1,80. Quindi? Sarà più alto di Durham, sarà 1,96. 2,02. 2,02. 1,79. È la tua risposta definitiva? È la mia risposta definitiva. L'accendo? Accendiamo. Per fortuna ho pari da 1,71. 1,7. Io pensavo dico 1,80, almeno è 9, invece 8. Mi mascia tua. Hai detto 1,79. 1,79. Quindi 8. Lo ricordavo molto più alto. Ma sto comunque in svantaggio con la 1,71. Mamma mia. No, Matteo, mi dispiace, ma. Vai. Allora, questo l'ho fatto. Questo no. Questo. No, dove faccio questo? Allora, portiere. Julio Cesar. Come hai fatto? Cioè, Julio Cesar? No. Così ho detto il nome a caso. Però tu hai detto il nome di un portiere, un ex portiere. Io invece ho detto un portiere. Consigli? No. Szczesny? Provedel. Oh, è stato eletto miglior portiere. Ho capito, mica è stato eletto portiere più alto o più basso dalla Serie A. No, però ti ho detto il miglior portiere della Serie A del campionato appena passato. I portieri sono tutti alti. Dipende. Ma che dipende? In Serie A sono tutti arti. Dipende. Secondo me, ma guarda, cioè, prove delle 1,46. Sì. È più difficile che i portieri perché stanno tra i pali. Non è che ti metti a fare la differenza tra la capoccia e la porta, è certo. E che ne so io? Perché difficilmente li vedi a contatto con i giocatori, no? O comunque se escono o saltano e sembra che sono 10 volte più arti perché poi con le mani arte. Oppure, che te dico io? Che ne so? Io ipotizzo, io parto da una base per i portieri di 1,88. E fa sì con sta capoccia così. Che te devo dire? Da no? 1,90. È la tua risposta definitiva? Non è che 1,83 no. Sì, e la accendo. 1,90. Accendiamo? Che è 1,98? Secondo portiere più alto della Serie A? 1,90? 4. Quindi 4 centimetri? 4 centimetri. Ero tentato di 1,92, sarebbe stato buono. Un 2 anziché un 4. Avresti pareggiato il 2 che ho fatto io. Ma stiamo troppo distanti. Quel 17 sta a pesare come un macigno. Sì, t'ha portato parecchio fuori strada. Allora, ma hai detto un portiere? Me proponi un portiere. Szczesny. Szczesny della Juventus. Quanto è alto? Non so perché mi ricordo 6 metri? 1,90 circa. 1,91. Così. Oh. La Vigorsson, la famosa Vigorsson in alto. Esatto. Ok. Scusate. Quindi? La capoccia, non so perché, mi ha detto 1,88, però... Ti confermo invece l'1,91. 1,91? 1,91. 91 così? Sì. Tanto per, perché è pure classe 91? Manco me lo ricordavo. No, sto dio così, non è classe 91. No, infatti. Va quindi? Beh. Sì, 1,91. 191 centimetri? Sì. C'è un'altra cosa dei 191 centimetri. Allora, è la tua risposta definitiva? Sì. La macchina, io capito. La smart. L'accendiamo? Sì, l'accendiamo.
Vado, eh. €1,96. Mi ricordavo che era tanto alto. No, 1,96 non te lo potevi ricordare. Ho detto almeno 1,90 su quello ero sicuro. Quindi 5 centimetri. 5. Dai, vai, suggerisci. Vado, dai. Vado andando a peggio. Ma io, allora, o indovino o veramente devo sbagliare di 1 o 2 centimetri. Perché sennò si mette male. Allora, adesso ti propongo un calciatore che nel fantacalcio che abbiamo fatto fino a poche settimane fa. Ci avevamo e ci è stato molto molto utile in tante situazioni. Strefezza. Bravissimo. Mamma mia quanto sei insipido. Strefezza. Viscido. Sei viscido. Viscido perché lo so che è basso. Il problema è quanto è basso. Ecco che sei andato a cercare tu per mettermi in difficoltà. Strefezza. Sei una vergogna. Mamma mia, oh. Non sto a scureggiare. È la sedia. È la sedia. Più di 1,75 non è. Guarda, 1,92. Per me Strefezza non è tanto alto. Non credo sia tanto alto. 1,75. Se dico di meno però è troppo. A parte pure Politano non l'avrei mai detto 1,71. Pure lui è 1,66. Cioè se Strefezza è 1,66 io chiudo il video qua, eh. Ma che vuoi da me? No, chiudo il video, eh. Tu sei andato a cercarla apposta sapendo che era basso. Ma chi, ma Strefezza? No, se te lo dico la verità, mi è capitato per caso. Ti è capitato per caso? Non è che sono a cercare Strefezza, fammi andare di qua. No, perché secondo la mia logica, io uno come Strefezza sarei andato a cercarlo perché dico potenzialmente più basso della media. Ma guarda, sono io che mi sto a sbagliare. 1,73 è la mia risposta definitiva. Vai, accendiamo. Guarda, vai, gira de botto. Ma tu sei andato a cercare tutti i più tappi. 1,68. Quindi pure tu 5. Hai detto 1,73. Per fortuna mostra a pensare 1,75. Quindi 5. 5, pure tu. È un problema. È un problema perché il gap è troppo ampio ancora. Io ho poche possibilities. Vabbè. L'ultimo. Il mio ultimo. Un nuovo acquisto del Torino. Oh, ma ex calciatore. Acquisti. Ma ex calciatore dell'ex, insomma, non ha giocato mai con l'Inter. Ma è giovane. Ma chi è? È di prospettiva. È arrivato l'anno scorso all'Inter. L'Inter non lo ha riscattato. Bellanova. Quanto è alto Bellanova? Ma che ne so. Vai, stava di Mario Bellanova. Buonanotte, è Raul Bellanova. Vai. No, non lo so. Spara. Sparano numero. Sparano numero. Sta ancora più cattivo di me. Guarda mo, mo dice 1,98 o becca, Vai. O dice 1,43 e obbecca. Pure il centesimo dei centimetri. Allora, cerchiamo di andare. Non puoi andare. Allora. Butta sto numero e non rompe. Tra 1,70 e 1,85. Ok. A metà e mezzo può essere 1,77. Ok. Cioè, perlomeno per quella che è la mia idea del calciatore. Perché non ricordo che sia troppo. Cioè meno di 1,70 è impossibile. Più di 1,85 non mi sembra. Ma guarda, quindi volendo limitare i danni. O è come Szczęsny o è come Dodò. Dai su. 1,78. È la tua risposta definitiva? Sì, anche per, veramente non saprei dove una sbattata. Accendiamo? Sì. 1,88. 10 centimetri. Allora, io voglio fare il conto del tuo scarto. Voglio fare uno strappo alla regola. Sì. 35. E voglio fare il mio di scarto. 17, 27, 5, 32. Cioè, io devo fare un giocatore ancora. Mm-hmm. E tu sei in vantaggio di 3 punti. Non è impossibile. Significa che se te pareggio lo scarto. Deve essere 3. Sì.
se più di tre hai vinto te lo scarto, se invece se è meno di tre ho vinto io. Mamma mia, ragazzi miei, 30... è ancora tutto aperto. Oh, tu i famosi 35 centimetri, eh. Vai, dai, ti scarto, vai, vai. Federico Chiesa. Sei un infame. Così a secco, vai. Quanto è alto? Chiesa non è bassissimo. Allora, se non mi sbaglio, però... eravamo piccoli, ma Enrico Chiesa, noi ci abbiamo con le scarpe di Boy Boys, ma regalo il video, che ci stavano pure, ci stavano le scarpe firmate da Enrico Chiesa. Me le ero comprate addirittura. E Chiesa all'epoca giocava al Parma. Al Parma sicuramente. Mi sa che era l'epoca del Parma. Probabilmente. Perché poi l'abbiamo vissuto calcisticamente, ovviamente anche da altre parti. Il padre mi sa che ne era tutta startezza, però. Però non vuol dire niente, perché no, magari i figli assolutamente nulla. Però Chiesa mi pare che è alto. Non è 1,90, eh. 1,90 no. Non è che niente, niente 1,88, 1,87. 1,85 mi sembra addirittura 1,86. Come me. Aspetta, alzate in piedi un attimo. Mi devo fare un attimo un conto, aspetta. Se provo a immaginarti con la faccia di chi è, non fate caso. Ma tu sai che le ciabatte che sono 8 cm, però scusami, eh. Vabbè, ho capito, che me dovevo levare. Le ciabatte up and down. Oh, ma bada, esatto. No. È un allora, souvenir dell'ospedale. No, Chiesa è un po' più alto di te. Quindi? 1,88. È la mia risposta definitiva. E la accendo. Cioè, ma era basso come il padre. 1,75. Cioè, te ci sei messo ora a farmi il confronto. È più alto di te. È più alto di te. Come se lo conoscesse le persone, ma capito? È più alto. E ti ho detto 1,88. 13. 13. 45. 45, vabbè, ma vuoi mettere i tuoi 35 con i miei 45? Sì, non sì, c'è paragone. Certo, come no? 1,75, chi... ma perché mi ricordavo alto? Ma che mi dice la capoccia? Ma che mi dice la capoccia? Cioè io calcolo sta a sudà freddo, perché quando ho visto che mi era rimasto Chiesa, ho fatto questo, lo indovina un attimo, cioè l'altezza peggiore possibile, l'1,75 medio, classicona media. Ma no, ma invece dovevi stare tranquillo proprio perché io te casco dal pero, ovviamente. Meno male. Raga, a Chiesa, ma te potranno fare 10 cm più lungo. Grazie per la visione. E alla prossima. Se vi è piaciuta sta serie, mi raccomando, lasciate un mi piace e va, riportiamo. Sì, ciao.